Io credo che la frase che abbiamo appena sentito pronunciare dal sottosegretario Villarosa, cioè questo decreto non è la fotocopia del decreto MPS, sia definibile come affermazione semplicemente falsa e ridicola, perché basta mettere uno di fronte all'altro i due decreti per capire che cambia solo una cosa, il nome della banca in oggetto. È altresì falso e ridicolo dire che Carige non si trova nella situazione di MPS solo perché MPS ha già subito la ricapitalizzazione precazionale. Il confronto va fatto ceteris paribus, Villarosa vuol dire nelle stesse condizioni, cioè a dicembre 2017, quando il governo Gentiloni fece il decreto per MPS, rispetto alla situazione attuale su Carige, che differenza c'è? Nessuna. In entrambi i casi siamo di fronte a una banca per cui è probabile, perché non ci è dato sapere se l'interlocuzione del governo con la Commissione europea abbia trovato i requisiti sistemici che secondo le normative europee giustificano una ricapitalizzazione precauzionale, ma assumiamo che il governo questa interlocuzione l'abbia avuta. Quindi ci sono due banche che sono sane, sono solvibili, ma semplicemente non resisterebbero a un altro colpo di vento, così era il caso in MPS per i risultati dello stress test, così è il caso di Carige perché non si rispettano allo stato attuale i requisiti patrimoniali nel 2019, escluso quindi la sottoscrizione del prestito da parte del fondo bancario, fondo interbancario. Quindi la situazione è identica per quanto riguarda la predisposizione verso un possibile stress patrimoniale di fronte a uno shock inatteso. E la soluzione del governo è assolutamente identica in entrambi i casi, cioè viene predisposta una garanzia sulle emissioni obbligazionarie, ma soprattutto viene predisposta, il governo stanzia delle risorse in questo decreto, una possibile ricapitalizzazione precauzionale che era esattamente la stessa ricapitalizzazione precauzionale prevista per MPS. È veramente ridicolo affermare che non sono nella stessa situazione perché una l'ha già avuta e l'altro no. È come se confrontassimo due che stanno per ammalarsi, gli diamo la stessa medicina, poi diciamo no, sono diversi perché uno si è già ammalato e l'altro ancora no. Per forza, li stiamo confrontando in due momenti del tempo diversi. Confrontati nello stesso momento, cioè quando si stanno per ammalare, la medicina somministrata è esattamente la stessa. C'è un ingresso nel capitale sociale della banca, con contestuale ingresso di rappresentanti del Ministero del Tesoro nominati nel CDA della banca, quindi non ha alcun senso continuare a insistere sul fatto che siano due fattispecie diverse. Sono due fattispecie assolutamente identiche. Anche noi speriamo che per Carige si trovi una soluzione di mercato. Facciamo solo notare che quando lo Stato ha una rete di sicurezza, che è giusto fare, sia chiaro, è giusto fare, l'abbiamo fatto noi su MPS, non potremo certamente essere noi a dire che non è giusto su Carige, ma quando lo Stato mette una rete di sicurezza di questo tipo, è purtroppo abbastanza improbabile che si realizzi poi una soluzione di mercato. È purtroppo abbastanza improbabile che un privato oggi sia disposto a investire su Carige quando sa già che questo Parlamento sta per approvare un ingresso con capitale pubblico. Questo è un rischio di azzardo morale che non si può evitare, data la situazione. Ma solo per dire, sottosegretario, che davvero è strano affermare che le cose non andranno in questo modo e che quindi potrà essere riscontrata una differenza fra i casi di MPS e i casi di Carige. Noi, per rispetto a quello che sta vivendo questa banca, non insistiamo più di tanto su quello che in quest'Aula gli allora ministri e gli allora parlamentari del Partito Democratico si sono dovuti sentir dire dall'allora opposizione, ora maggioranza. Non insistiamo su quello perché non si recrimina sul passato e forse evitiamo, insomma, anche per il bene, il beneficio di questa discussione parlamentare, ma per anche il beneficio della verità del dibattito, il governo deve dimostrare che questi provvedimenti non sono esattamente la fotocopia l'uno dell'altro, quando mettendoli uno di fronte all'altro, l'unica cosa che cambia rispetto al dicembre 2017, rispetto a questo decreto, è soltanto il nome della banca coinvolta. Grazie.